Buonasera. Wow. Buon San Valentino. Sono emozionata, adesso è davvero San Valentino. Adesso è davvero. Un'atmosfera da favola, direi. Assolutamente, sapevo che venivi questa sera. Mi sono messo e ho tolto tutte le spine, una a una. Ma che gentile, per non farmi fare la bella addormentata nel bosco stasera. Sono solo una principessa, non mi addormento. Sogno in questa notte principe fantastica azzurro, è il principe azzurro purtroppo è a casa perché Enzo Pellegrino mi tiene stretta a lui e mi fa lavorare anche a San Valentino. Sì. Però dai, sono contenta che almeno qui ho ritrovato l'atmosfera giusta e tanti cuori, tanto amore, wow, tante coppie, wow. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, cause you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. So I tell you gratefully, every single beat in my heart is yours to keep. With a little look my way, you're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Mi ritrovo una voce angelica come la tua, che canta, poi altissima, bellissima. La sera di San Valentino è una dolcezza per i cuori di chiunque. Ti ringrazio. In un'atmosfera così, voglio dire, mancavi davvero solo tu. Grazie. Da quanti anni fai questo lavoro? Beh, da piccolina, ho iniziato a 16 anni. È la cantante, tra virgolette, perché poi insomma non... È un bel po', poi vabbè, ho fatto i miei percorsi, il mio percorso di studio al conservatorio e... Sono una cantautrice, insomma. Cantautrice, ecco, sì, che sì, poi sì. È diverso. Quindi hai dei pezzi tuoi, hai portato un tuo repertorio, quindi... Sì, sono stata al Tenco quest'anno e ho vinto un premio. Nome d'arte?
Io mi chiamo Alfina Scorza, nome e cognome. Ok, perfetto, quindi senza nome d'arte, che è una cosa che io amo di più, perché poi ti personalizza, non c'è nulla che ti personalizza di più del tuo nome. Infatti da carattere. Sì, esatto. Ma poi è un nome anche importante, un nome, io anche io mi chiamo Carola, che è un nome che ti rimane impresso, no? I nostri nomi sono nomi importanti. Quindi perché togliere il gusto del nostro nome per darci un nome che non è il nostro? Assolutamente. In cui non ci rivediamo magari. Assolutamente, sono d'accordo. Che tipo di repertorio hai scelto stasera per la serata romantica? Ma con Felice facciamo un genere che spaziamo tra la musica pop a quella alla d'autore, insomma, a quella più anche quella da discoteca. Sì, insomma, la tua voce è un repertorio completo che si è adatto un po' cerchiamo di accontentare un po' tutti i gusti. Anche perché poi la tua voce si adagia leggermente a quelle che sono le musiche e il sonoro dei suoi strumenti. Poi intervisteremo anche lui e parlerò con lui. Sì, infatti. In questo momento mi sa che sta facendo un pezzo napoletano, se lo senti. Sì, in questo momento sì, forse tu volevi partecipare, ti ho tolto il. No, va bene, dopo poi ci alterniamo, insomma. E allora dopo mi fai un pezzo per me, che me lo fai solo per me. Ok. Nel frattempo voglio che mi parli un po' del tuo San Valentino, dei tuoi amori passati, se ce ne sono stati da dimenticare, se ne hai alcuni invece da ricordare. Ma guarda, il passato non si dimentica, fa parte della propria vita, non si rinnega nulla, tutte le esperienze che ho fatto mi hanno in qualche modo dato sempre qualcosa, per cui non ho fortunatamente avuto esperienze traumatiche. Ti fanno diventare quello che sei, no? Ti rendono, assolutamente, ti affinano negli anni, ti modificano anche in base a quelle che sono state le ripercussioni. Certo. Ogni persona mi ha dato qualcosa. Adesso sono fidanzata con un musicista. Vabbè, insomma. Lui sta lavorando da una parte, io dall'altra. Guarda, insomma, sì, questo è il nostro mestiere. Esatto, perché è un po' diciamo la situazione di anche la mia, no? Il mio ragazzo fa il DJ, anche lui adesso sta suonando e io sono qui a intervistare. È un po' particolare, però domani per noi è San Valentino, no? E infatti te lo stavo dicendo. E non sei la prima che me lo dice, perché ho intervistato uno chef di un ristorante, lo stesso mi ha detto lo festeggerò domani. Quindi domani, in realtà ragazzi, è domani San Valentino. Oggi è San Valentino per i non lavoratori. Per i lavoratori artistici e culinari, San Valentino è domani. Purtroppo no, domani sì. Dicono che San Faustino è la festa dei singoli, invece è la festa dei fidanzatissimi. In effetti. Emozionatissimo dalle tue note, devi sapere che è un tipo di strumento che mi emoziona in una maniera esasperata. Vero. Tantissimo, davvero, e lo scopro sempre di più. Sono pronto a scoprirti io artista, venire a casa mia a fare lezioni private di violino. Magari, guarda, ti giuro, sarei veramente lieta. Andiamo da Enzo Pellegrino. Mi farebbe davvero piacere, è una cosa che veramente sento dentro. Perché le mani sono buone. Che ti serviva? Le mani, volevo vedere com'erano. Perché che tipo di mano serve? Forte. Lunga e affusolata. Ah, lunga e affusolata, ok. Potrebbe affusolarsi di più, sì. Aspetta, scarica la batteria. Poverino, piccolo, che tesoro. Lui, loro chi sono in realtà questi bambini? Ho visto che tu hai provato qua. Loro. Ah, ok, quindi è improvvisata. Sì. Aspetta un attimo, Vai. Insomma, dicevamo che integri bene anche poi dei personaggi nuovi all'interno della tua scena. Sì, non sei un solista, no? Se mi accorgo che sono bravi, io non sono uno che deve fare per forza lo spettacolo intero da solo. Se c'è qualcuno, ben venga ai miei spettacoli. L'importante che sia bravo però. E invece il rapporto con la cantante, ho visto che c'è una bella intesa tra di voi. Sto 12 anni. Alfina per me è la migliore voce che c'è in Italia. Mi dispiace ammetterlo, ma per me è così.
E poi vabbè, ognuno c'ha i suoi gusti, alla fine mi emoziono dopo 12 anni, ancora continuo ad emozionarmi, quindi per me. Sono emozionata anch'io, infatti io sono riuscita ad intervistarla, lei all'inizio non voleva, era un po' timida, però poi ce l'ho fatta, l'ho messa a suo agio. Sì. E... adesso ad aprile esce, in primavera esce il suo primo lavoro. Ed è di grande stile, raffinatezza, vedrete che esiste. È quello che notavo di lei, questa sua, questo suo carisma, questa sua particolare raffinatezza. Anche dal suo nome, le ho chiesto se avesse un nome d'arte, lei mi ha risposto, sì. Perché avere un nome d'arte quando hai un nome così bello? Bellissimo, sì. No, ma è bellissimo. Se, se chiedi a lei, per esempio, come sono i ragazzi, che il volo, oppure le varie cantanti famose, ma lei dice, è un'altra cosa. Cioè lei, ma è verissimo, c'è una raffinatezza, aspetta. Vai. Lui insomma fa anche un po' da vocalist tu, sei anche un po' animatore della serata. Ma io molti anni fa mi sono accorto che la gente con i locali vuole divertirsi. Esatto, hai ragione. Se no si mette la cuffia e si sente le canzoni, capito? Esatto, quindi... è vero. Allora facciamo un po' di animazione. C'è sempre qualcuno che mantiene un po' l'attenzione, sì, sì. Perché poi l'attenzione cade dopo un po', no? Ma io mi diverto, io mi devo divertire io, se mi diverto io si divertono loro, ho scoperto questa cosa, che se mi diverto io si divertono loro, per cui li facciamo divertire. Questo San Valentino l'hai passato lavorando, ma sei in dolce compagnia? Mia moglie è quella là con... Allora c'è la moglie, è inutile chiederti se hai esperienze negative passate. No. Sei una persona così positiva che è inutile chiedertelo. Sono sposato dall'88 io. E quella positiva ce l'abbiamo lì. Grazie. Aspetto le lezioni. L is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. In love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Cause love was made for me and you. I said love was made for me and you. You know that love was made for me and you. Partirei proprio dalle sue calze, perché poi con tutto questo rosso ha messo le calze in pandan. Ed è una cosa da non trascurare, ragazzi, perché lui ci tiene tantissimo. Cioè, la cosa che mi ha detto è che le calze si devono vedere, no? Sono in pandan con la cravatta e con la serata, con l'amore che c'è nella sala. Certo, serata a tema, colori a tema. Calze a tema. Calze a tema, cravatte a tema, sempre a tema. Mi verrebbe da dire magari anche l'intimo a tema? Questo c'è qualcun altro che lo scoprirà. Ok, perfetto, quindi qualcuno scoprirà come è il colore del suo intimo. Se stasera è in pandan con il resto, esatto, della sala. Nel frattempo parliamo di questa atmosfera magica, romantica, che mi ha travolta appena entrata. Quasi mi manca il mio fidanzato, ed è San Valentino, non c'è. Ma a saperlo mollavo Pellegrino e venivo qui con lui. Se mollavi Pellegrino... l'ingarravi proprio. Perché ingarrare, no? Non c'è un termine per dire, no, ingarrare in italiano. La indovinavi. Lo stavi facendo venire, ma non esiste in realtà. La indovinavi.
Comunque parliamo dei bagni Savoia, del Conte di Savoia, che è molto più importante sia di me, dei miei calzini e della mia cravatta. Esattamente. E comunque sì, travolgente, anche perché già la location travolge di per sé, la forma del ristorante travolge di per sé. Quella che ha preso stasera poi è maestosa. Sembra di stare su una nave da crociera in una bella atmosfera. Una serata di gala e su una nave da crociera, l'ho detto quando sono entrata, pensa. Esatto, esatto. Una cena a lume di candela, che vogliamo di più? E ci sono cuoricini ovunque, sold out, esatto. Sold addirittura out. C'era gente che voleva entrare e purtroppo non aveva prenotato, e insomma non siamo riusciti a farli vogliamo sedere. Abbiamo anche l'occasione quindi per affrettarsi per Carnevale il 17, che abbiamo un'altra serata sempre a tema, serata brasiliana. Wow, quindi Carnevale di Rio. Esatto, sempre con Felice D'Amico. E le brasiliane ci sono o lo dobbiamo far arrivare? Ci saranno ragazzi anche le brasiliane, quindi spero di non esserci io, ma di esserci con le brasiliane. Ah, qui davanti, insomma, sì, infatti, diciamo, stasera dicevamo forse la tua presenza era più adatta, no? Alla serata romantica, ma magari per Carnevale una bella brasiliana che ti apre le porte. Un pareo. E magari sì, esatto, lui è poi un tipo molto che va in tema con la situazione, quindi magari sì, per il Carnevale brasiliano ci si aspetteremo di tutto. Certo, aspettatevi di tutto. Il menù? Parliamo del menù di stasera, quanti cuori abbiamo nel menù? Allora, parecchi cuori, perché iniziamo con un cuore già a forma di menù. Poi abbiamo... Quindi un menù a forma di cuore. Sì, una forma di cuore a base di pesce. Perfetto. Ovviamente su una nave al mare non poteva mancare il pesce. Che quindi, fai scherzi, no? Quindi una bella trilogia di gamberi, cioè lo la trilogia di gamberi per i neofiti. Lo spiego per i neofiti. Guarda, è un lessico che quasi mi sorprende. Tre modi di cucinare i gamberi. Poi c'è un cannellone. Di quali sono? Adesso se vai a venire la curiosità non se lo dici? No. Chi non è venuto deve venire e glieli ripropriamo. Quindi in pratica, ok, quindi un tris ce l'abbiamo. Ah, ecco qui, guardalo che bello, guardalo. Guardalo che bello. Come gli dicevo, il cuore. Guarda qui, guarda. Intagliato addirittura. Che precisione, che amore, che romanticismo. Non pettiniamo le bambole ma rintagliamo i menù. Noi non pettiniamo le bambole, rintagliamo i menù. Insomma, vai. Adesso... Cannellone ai frutti di mare. Fai lo ricordi? Suvellutata di crostacei. E poi il trancio di cernia con purè, su purè di patate in guazzetto di cozze. E per concludere non può mancare che il dolce a forma di cuore, una bavarese con una gelée di lamponi. Wow ragazzi, adesso chi non è venuto si mangerà le mani, è così, è così. Certo. Adesso fatevela voi la bavarese ai frutti, no? Anche perché è solo per oggi. E poi è a forma di cuore, voglio solo dire. Per San Valentino. Chi non l'ha mangiata purtroppo, io San Valentino prossimo. Rinquadrerei ancora la delicatezza del menù perché è davvero sconvolgente, penso. E poi l'ultima cosa, mi piace ricordare che noi oltre a fare gli eventi siamo anche disponibili per feste private, quindi per 18 anni. Stavo proprio per chiedertelo. 18 anni, battesimi, prime comunioni, compleanni di qualsiasi età, di a celibato. Tutto rigorosamente personalizzato, no? Addio annubilato. E da quest'anno, il fiore all'occhiello, saremo anche solo ed esclusivamente per le cerimonie di matrimoni nuziali. Sì, lo dicevamo noi alla fiera degli sposi, siamo venuti a trovarvi lì, c'era lo stand e insomma lì abbiamo fatto una lunga chiacchierata proprio riguardo. E ho anche un onore io. Lo inauguro. Wow, fantastico. Vedo che la gente si accalca, sento rumori, sento musica. Vai. Sei pronta? Dai, attenzione. Uè, tutti quanti facciamo il coro, come ti chiami, hai detto? Ripetilo. Alessandra, pronti per il coro? Via. Pronta? Facciamo quella dell'Italia, come fa? Vedi come fa il coro? A solo di Alessandra. Thank you.
parlava un po' del suo atteggiamento in video, no? E dicevamo appunto che questa braccia concerta ricorda un po' la chiusura, però... Così è un po' chiusura. Esatto, però io ricorderei che tu sei stato quello che mi ha accolto con una rosa, quindi una rosa. Chiusura, insomma, è solo un atteggiamento che tu hai, no? Dovuto anche un po' al tuo ruolo, forse. Sì, sì, sì. Il ruolo un po' da burbero, un po'... Però poi in realtà con un cuore dolce, no? Dolcissimo, oggi in special modo. Oggi sdolcinato, direi, no? Vero. Questa serata è davvero da urlo. Dicevo che avessi saputo prima sarei venuta a cena col mio lui. Col fidanzato. Sì, perché in realtà l'atmosfera è così romantica che ti fa venire la voglia di esserci e di viversela come tutti se la stanno vivendo poi. Se resti qui te lo trovo io un principe azzurro. E non sono di gusti così semplici, io devo dire, sono un tipo parecchio selettivo. Pazienza, vabbè. E vabbè. La prossima volta. Invece per quanto riguarda te, questo San Valentino lavoriamo e abbiamo una dolce compagnia, dopo, prima. No, San Valentino lavoro, ma me la sono portata qua con me. Perfetto. Faccio lavorare pure lei. Dicevamo anche insieme ai cantanti e ai musicisti che domani per noi è San Valentino poi, no? Sì. Perché sì. Domani è il giorno che noi passeremo. Dicono che è la festa dei single, ma poi in realtà... Non è vero, è la festa dei fidanzati che si riposano. Per quelli che lavorano, sì. Beh. Amori passati da dimenticare ne hai? Storie passate, storie brusche, storie da dimenticare, storie che non vuoi ricordare per niente. Assolutamente. Allora, con quel visino e con quegli occhietti, come dirlo poi? Dai, Pellegrino dai. Voleva un nome, ma il nome mi sa che stasera non l'avremo da te. Quale nome? No, assolutamente. E allora, insomma, vabbè, quelli positivi continuano ancora, sono infiniti. Quello positivo, no? Quello positivo. Quello positivo, giusto, giustissimo. È quello che diciamo. Perché... Hai ragione, scusa. Non vorrei che mi... Insomma, no, ma infatti, ma poi voglio dire... Perché lei poi mi vede, mi sente, chissà che immagina, dice ma quante ne tiene? No, ma anzi, lui ne ha una sola, è innamoratissimo e continua, perché è una cosa... E continua, non so come fa lei a sopportarmi, ma continua. E tutti quanti dicono un po' così in coppia, c'è sempre chi sopporta e chi viene sopportato, no? Beh, sì. Io sono il carnefice, in questo caso lei è la vittima, va bene così. Come l'hai visti questi innamorati? Contenti, felici? Una bella serata qua, una bellissima serata, l'ambiente è molto molto romantico, ci stiamo divertendo, vedo tante foto di innamorati che si danno i baci. Quindi stiamo facendo un buon lavoro. Per il momento sì. Ricordiamo Carnevale, la festa di Carnevale di Rio, no? Carnevale c'è un bellissimo spettacolo con delle artiste brasiliane, venite a trovarci. Perché... Soprattutto per le brasiliane, ragazzi. Soprattutto per le brasiliane, io non lo posso dire. Non troveremo il metro alla porta, ma le brasiliane, quindi è da dire. Ma anche qualche brasiliano. Per un brasilianino pure ci sarebbe, secondo me, la donna pure vuole la sua parte, insomma. Sì. Io ti lascio. Dobbiamo dire una cosa però. Diciamola. Diamo la linea a Maurizio, Emanuela e Raja. Ti toglierò il lavoro. Mi ruba il lavoro, ragazzi.